farò il possibile Fate con calma, a servire Don Alberto. Una cortesia, buon giornale. Andatevene sotto ringrazio dell'augurio a prima mattina. E a prima mattina. Lo sapete che è successo? Ma Che è che stato? sta? È venuto il conte qua poco prima e ha detto che adesso per salvare l'onore della Io moglie o mi sono. faccio chiudere in manicomio per un paio di anni o lui mi tira un colpo di rivoltella, va bene? Poi il manicomio, poi il colpo di rivoltella. Voi capite sempre? Un colpo di rivoltella. Scusa, Ah, ma il manicomio. Il manicomio, avete fatto bene? Sì, io sono stato là un po' di tempo, sì, riposato, mangiato, bevuto, senza pagare. Lo potessi fare io, lo potessi fare. Ma poi sono tutti quei tipi strani, di carottiti. andate all'inferno, andate. E intanto io devo continuare a fare il pazzo. Sì, che c'entro? Quello mi spara. No, non ci penso due volte. Ah, E praticamente, la paga 3 soldi. 3 centesimi. Guardate che situazione, guardate. Come se non bastasse la nottata che ho passato qua dentro. In camera di sicurezza. Si vede. Avete la faccia sciupata. Si vede. Ha ragione, povero. Ma voi perché state qua? Voi perché state qua? Perché voi non sapete niente. Voi pensate solo al guaio che è successo a voi. Ma al guaio che è caduto sulle nostre spalle in conseguenza del guaio vostro, non ci pensate, niente, va bene, proprio in mente. L'albergatore ha saputo che voi siete impazzito, siccome vi eravate garantiti per il pagamento delle nostre stanze, oppure potuto sbattere la porta aperta, volgare, che non vi dico, mi lascio da pazza, qua chi paga? Noi non ci avevamo un centesimo, ma io lo so. E quello sapete che ha fatto? Quello ci ha fatto venire qua, accompagnato da quella strega della cameriera. Ho pregato, non mi toccate la cameriera. No, ti va dopo, quello si dovrebbe uccidere, sta male. Io ho pregato. E a guardia l'ordine, o di pigliarsi i soldi o farcelo imporre dalle autorità. Ma che se cos'è niente? Va bene. Poi ci ha lasciato venire crudi, ci ha sequestrato.